Andrea, dovete fare un ragionamento di questo tipo. Ognuno dei parlamentari che c'è in Parlamento, in funzione del partito, ha una spesa da sostenere perché è arrivato in Parlamento. Si dice 25.000 euro per un parlamentare del PD. Oltre a questi soldi che il parlamentare può versare in comode rate per tutta la durata della legislatura, finanziate naturalmente da MPS, però deve versare quindi 25.000 euro al partito. Oltre a questi soldi, ogni mese il parlamentare del PD, facciamo un nome a caso, Boccia, deve versare un contributo mensile alla segreteria nazionale del PD e deve versare un contributo mensile alla segreteria locale della circoscrizione da cui è stato eletto del PD. Sono 3.500 euro al mese che versa ogni mese dal suo stipendio al PD. Però vi voglio sottolineare come il fatto che loro facciano un investimento per esserli dentro di 25.000 euro vuol dire che noi ce li troviamo in commissione, che loro arrivano, si siedono, ci guardano e stanno zitti. A parlare del gruppo del PD in commissione bilancio, per esempio, è una persona di solito, capogruppo del PD in bilancio, rispetto ai 12, 13, 14 commissari che ci possono essere per il PD in quella commissione. Noi siamo in 8, tutti e 8 tendenzialmente lavoriamo sui provvedimenti da lunedì a venerdì, ci prepariamo sui provvedimenti, facciamo vedere loro le cazzate che fanno all'interno dei provvedimenti che escono senza copertura finanziaria e interveniamo. E gli facciamo anche fare di solito delle belle figure a Boccia prendendolo in giro quando dice le cagate, dice lui, come per esempio che gli F-35 servivano a spegnere gli incendi, giusto perché... Però questo è fondamentale perché loro sono lì, hanno fatto l'investimento, quindi di studiare non gliene può fregare di meno. Noi siamo lì e uno dei motivi per cui tra l'altro si ricollega anche all'impeachment, facciamo capire come i decreti che stanno uscendo sono decreti incostituzionali, perché per una legge che hanno firmato loro per il pareggio di bilancio e per l'articolo 81 della Costituzione, i decreti non possono uscire se non hanno delle coperture reali e certe. Ossia, se io faccio un decreto oggi in cui ho bisogno di 1.000, devo indicare dove prendo i 1.000. Non posso dire, ah ma tanto con il prossimo decreto nel 2015 troverò 1.000. No, se dico che trovo i 1.000, devo dire dove sono i 1.000. Ciò vuol dire che i decreti sono incostituzionali perché violano l'articolo 81 della Costituzione. E chi è che li firma poi i decreti? Quindi, a chi continua a dire in televisione che magari non abbia ragione sull'impeachment, venga a vedere cosa vuol dire lavorare in commissione, venga a vedere cosa vuol dire fare dei decreti. Perché un'altra questione è il fatto che il Parlamento deve lavorare per proposte di legge parlamentare. Noi siamo una repubblica parlamentare, il Parlamento lavora e lavora sulle questioni. Lavorare nelle commissioni vuol dire migliorare, vuol dire verificare e vuol dire far uscire una norma che serve per i cittadini. Se il governo viene sistematicamente, ormai è la 20ª volta che ci presenta un decreto che viene deciso all'interno del Consiglio dei Ministri dal governo, blindato, senza coperture, allora che se lo firmino da soli, che se lo votino da soli, lo migliorino da soli, noi le nostre PDL le abbiamo presentate e sono sicuro che quando andremo al governo saremo così pronti che gli facciamo così.